Hey Groove. Buonasera, benvenuti, bentornati in Social Groove TV, puntata numero 122. L'atmosfera con cui abbiamo aperto direttamente con questo bel video ci porta già nell'immaginario di questa puntata. Non farò come al solito, non mi girerò per presentare il mio compare che di solito viaggia insieme a me tra le rive del groove, perché oggi DJ Mista non c'è, è il V in solitaria, DJ Mista è in viaggio, quindi oggi non è dei nostri. La redazione, però, i nostri Groovy Riders, ha pensato bene di incaricarmi di trattare un argomento, quindi un viaggio, un percorso musicale che ogni tanto riprendiamo, cioè quella sorta di rubrica che si chiama In the Club. Questa puntata in particolar modo si chiama In the Club 70s parte 2. Avevamo già fatto i primi 5 anni di quella decade, partiamo invece con la seconda metà, dal 75 al 79, e abbiamo cominciato dal 76 al 79. Abbiamo cominciato proprio con OJ's, brano uscito appunto in quell'anno, 1976, I Love Music. Qui era un video, insomma, bello datato, anche se sembrava recente, ma festeggiavano 50 anni di carriera, già molti anni fa. Insieme a colleghi come Tramps, Spinners e i mitici Harold Melvin e The Blue Notes, gli OJ's erano quello che era definito Sound of Philadelphia o Philly Sound. Ecco, insomma, I Love Music, che abbiamo appena ascoltato, 1976, è il primo anno che trattiamo oggi, e andiamo subito con il video numero 2. Here we go! Bye.
Sempre straordinario vedere Stevie Wonder in azione qui con la sua I Wish. Secondo brano per inserirci, buttarci, entrare, così tuffarci in questa carrellata di brani che hanno fatto ballare il mondo nella seconda metà degli anni 70. I Wish era il primo singolo di quell'album 76, Songs in the Key of Life. E come si faceva spesso, si sceglieva anche una canzone per il lato B, quando uscivano i vinili con i due brani per lanciare un album intero, e si sceglieva sempre, molto spesso, una canzone che non avesse lo stesso sapore di quella del lato A. In questo caso, solo così per la cronaca, perché i Groovy Riders ci tengono a queste cose, c'era lato B, You and I, una delle ballad soul più belle di tutti i tempi, veramente una più bella della storia della musica afroamericana. Nello stesso anno vediamo un James Brown, insomma il grandissimo JB, ospite a The Midnight Special, un programma molto celebre della NBC, andato in onda tra il 72 e l'81, un programma su cui bisognerebbe, come abbiamo fatto per il programma di Arsenio Hall, bisognerebbe fare veramente una puntata, forse ci arriveremo. Sono passati da quello studio, suonando live, esibendosi live, grandi artisti, non solo afroamericani, tutto il meglio del pop, rock and soul del momento, 72-81, quindi 9 anni di programma. Ecco, lì, se avete voglia, The Midnight Special, troverete online delle bellissime esibizioni come quella che guardiamo adesso col video numero 3 di Socia Che Groove. Yeah! Ecco, questa è una delle esibizioni che si potevano vedere in quel grande programma. Get up off that thing and you'll feel better, ti sentirai meglio, dice James Brown, che chiaramente ha dominato, a seguire anche, ma ha dominato per tanti anni le piste da ballo mondiali. Questo era uno dei brani che sicuramente in quegli anni ha fatto ballare di più. Adesso veniamo a uno dei gruppi, allora, simbolo di quella che è la voglia di scatenarsi in pista, di lasciarsi andare, di farsi travolgere dal ballo, e proprio come dice il testo della canzone che adesso ascolteremo, che si può tradurre più o meno così: cosa fai lì bloccato nel letto? Tu dovresti ballare. You should be dancing. Vi dice qualcosa questo titolo? Insomma, immagino proprio di sì. È il primo brano cantato in falsetto, quindi cambiando stile, perché noi conosciamo, molti di noi conoscono i Bee Gees proprio per fine anni 70, e per tutto quello che è stata la loro carriera in quello stile, ma il gruppo aveva già avuto un notevole successo, Australia, Inghilterra, insomma Australia da dove loro vengono, poi trasferiti in Inghilterra, insomma una lunghissima storia. Quel brano, sempre 76, anticipa The Children of the World, quel disco, quindi non facciamoci ingannare pensando che sia parte della colonna sonora di Saturday Night Fever, cioè, lo è, ma lo sarà l'anno dopo. Sappiamo tutti che insomma poi quella soundtrack diventerà, fino all'uscita di Thriller di Michael Jackson, il disco più venduto di sempre, con se non ricordo male 45 milioni di copie. Poi MJ invece supererà di gran lunga quel risultato. Comunque You Should Be Dancing è il momento di ascoltarla, perché questa veramente, se siete lì e avete ma cosa facciamo, ecco, adesso vi alzate, vi fate un balletto, perché ci sta questa veramente, tra l'altro versione live molto interessante trovata dai Groovy Riders. Questa vi farà scatenare. Socia Che Groove, You Should Be Dancing.
Bello pensare che quel cantato in falsetto, quindi quel cantato molto acuto, insomma, per non addetti ai lavori, diventerà poi il tratto distintivo proprio di una band e di quello stile, insomma, di quella quel disco funky soul della seconda metà degli anni 70, proprio di una band comunque di bianchi, mentre invece la maggior parte della disco e comunque della musica da ballare che ascolteremo questa sera è fatta da afroamericani, come abbiamo visto già nei primi video. Ecco, ci sono anni incredibili nella storia della musica, proprio come l'anno di cui parliamo ora, il 1977. In quell'anno dominano le classifiche, soprattutto quelle legate al dance floor, ma le classifiche in generale, di nuovo i Bee Gees, Donna Summer, The Commodores, Marvin Gaye e poi gli Chic, di cui parleremo tra poco perché bisogna assolutamente soffermarsi su quella band. Ecco, un anno top con grandissimi successi, grandissimi artisti che poi si consolideranno alcuni anche negli anni a seguire. Adesso però la redazione ci sottopone un brano molto famoso, forse non come di caratura a livello dell'artista che lo interpreta come quelli che ho appena citato, ma un brano scritto da Maurice White, leader di Earth, Wind & Fire, vincitore di un Grammy, numero uno della Billboard, insomma comunque un brano molto importante, molto top per quell'anno. E loro sono The Emotions, un trio vocale molto dotato, e questa è The Best of My Love a Social Groove. Eccola qua. Grandissime, grandissime. The Emotions, io amo molto questo brano, mi piace moltissimo. Voci tra l'altro straordinarie, qui esibizioni live, cioè half playback, quindi con la base, ma totalmente cantate dal vivo, veramente mettendo in mostra delle doti vocali di grande prestigio. Questa canzone tra l'altro verrà negli anni reinterpretata, coverizzata, come diciamo noi ogni tanto, da tanti altri artisti proprio per la forza di quella bellissima canzone. The Best of My Love lo devo dimostrare invece in questo momento per i nostri sponsor, che sono quelli che ci aiutano sempre ad andare in onda. Sono i Garage del Commercio, Restage, che si occupa di immobiliare, Car Wash City per la vostra auto, Pasticceria La Repubblica, San Lazzaro e Car World Service. Insomma, questo pacchetto di sostenitori ci aiuta sempre nella produzione delle nostre trasmissioni, che oramai
oltre a tutte le Groove Collection che mandiamo spesso, è arrivata alla numero 122 ufficialmente, quindi un certo numero, un numero di una certa importanza. Stiamo vedendo in The Club 70s parte 2. Questa, come dicevo prima, una rubrica che sembra un po' radiofonica, serve anche un po' per ogni tanto andare a ripescare nel passato. A noi piace, insieme alla redazione, cercare sempre di creare un'attenzione per l'attualità, ma anche andando poi a raccontare un po' quello che è successo nel mondo della musica del groove, insomma, chiaramente cultura e musica afroamericana e non solo, collegandoci poi con tante altre cose. La pista da ballo ha rappresentato comunque da sempre un punto importantissimo dove lanciare brani e artisti, per questo che ogni tanto ci dedichiamo a questa nostra piccola appendice in The Club, riprendendo il famoso brano di 50 Cent. C'è una canzone che adesso è ritenuta piuttosto tamarra, se vogliamo usare un termine così per definirla, che ai tempi non fu così famosa, cioè nel senso il brano venne molto ballato nelle discoteche, diventò famoso, ma non era famoso come tutti gli artisti che abbiamo citato prima, vedi Donna Summer, vedi Bee Gees. In realtà questa canzone è diventata una sorta di simbolo non solo di quell'anno, ma anche un po' del decennio, cioè quando si pensa un po' alla disco music, alla musica da ballo degli anni 70, questa canzone ce l'hanno tutti un po' davanti agli occhi e nelle orecchie. Pensate che questo brano era stato scritto per Nina Simone nel 64, poi era stato reinterpretato anche da Eric Burdon e The Animals, quella voce meravigliosa che io ho amato tantissimo, ma tutti, e dico proprio tutti, me compreso, ricordano solo la versione di Santa Esmeralda featuring Leroy Gomez, Don't Let Me Be Misunderstood. Yeah. Baby, do you understand now? Sometimes I feel a little mad, but don't you know that your life could always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad, 'cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh babe, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man. But sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing. Some foolish thing I done, 'cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Roy Gomez con Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Tra l'altro una bellissima esibizione vocale anche questa live, e se andate ad ascoltare le versioni precedenti, quindi Nina Simone e Eric Burdon con The Animals, poco hanno a che fare con questa canzone, però Santa Esmeralda, affidandosi tra l'altro veramente a questa bella voce anche di questo bel ragazzone che aveva una presenza molto avvenente, insomma, sono riusciti a creare davvero un brano che è diventato immortale. Tanto Leroy Gomez l'abbiamo visto anche recentemente più di una volta in programmi televisivi come I Migliori Anni, insomma, venire a cantare facendo delle figure anche non proprio bellissime, ma insomma l'età è quella che è e la voce non sempre ti accompagna per tutta la vita. In questo momento andiamo a salutare i ragazzi di Radio Città Fucico e diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti! Detto questo, faccio un piccolo annuncio e andiamo regia direttamente dentro con il video, perché loro vanno presentati così. Poi ne parliamo dopo con un pochino più di calma e in modo più approfondito. Loro sono gli Chic e questa è I Want Your Love.
well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I Want Your Love, meravigliosi, Chic, la coppia d'oro di questo brano, basso e batteria, basso e chitarra, Nile Rodgers alla chitarra, grandissimo produttore di cui abbiamo parlato ampiamente, adesso siamo abituati a vederlo con queste treccine, quindi lì non so se l'avete riconosciuto, e a fianco a lui Bernard Edwards, uno dei grandi, grandissimi del basso di quegli anni. Tra l'altro questo brano qua in particolar modo ha una bassline, un giro di basso tra i più belli della storia del groove, veramente fantastico. Tutti i brani degli Chic hanno quella chitarra funky straordinaria e un giro di basso veramente riconoscibile e unico. Loro si sono conosciuti fin da piccoli, hanno cominciato a suonare molto presto insieme e poi sono arrivati al successo con questo grandissimo progetto, Chic, sempre di quell'anno 78, altro anno d'oro come quello, come del brano di cui andremo a parlare tra un attimo. Quella canzone era stata preceduta da Le Freak, che tutti conoscono, insomma, però nello stesso disco c'era anche questa I Want Your Love, e la redazione ha voluto proprio farvela scontare soprattutto per quel groove che veniva generato da quel giro di basso. In questa decade la disco music, il disco funk, insomma, chiamiamolo un po' come vogliamo, ha preso dentro tanti artisti che non erano anche proprio di quella matrice, cioè nel senso ha talmente influenzato la musica mondiale che anche certi signori non proprio avvezzi a quel tipo di suono se ne sono interessati, come hanno fatto questa band, come ha fatto questa band inglese, insomma già piuttosto nota nel 78, che va a strizzare l'occhio soprattutto con questo brano e non solo, anche con altri, alla pista da ballo. Vediamo il brano, non vi anticipo perché voglio che vediate direttamente questi soggetti mentre si cimentano con qualcosa di molto funk, molto funk. Here we go. I've been holding on so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. Yeah, I've been holding on so long, I've been sleeping all alone, I won't kiss you. Some low down from the time like I used to. What let's talk about. We'll be right back.
spettacolare Rolling Stones con la loro Miss You canzone, e qui rimaniamo sul pezzo perché anche questo brano si regge praticamente completamente su un giro di basso straordinario, veramente bellissimo. Rolling Stones, qui abbiamo visto Jagger, ovviamente un po' la versione suonata un po' di anni dopo, Jagger con la sua magliettina rosa, abbiamo visto Ron Wood con l'immancabile sigaretta, tra l'altro Jagger con la chitarra, che ogni tanto, insomma, è un gioco che gli è sempre piaciuto, ogni tanto esibirsi con la chitarra, nonostante avesse a fianco i due chitarristi che tutti conosciamo. È anche un discreto armonicista, lo ha dimostrato più volte il buon Jagger. Insomma, abbiamo capito che un certo tipo di musica prettamente afroamericana, cioè che viene dal funk, che poi diventa più veloce, che assume dei toni anche un pochino più orchestrali, perché molto spesso tutti quei brani di disco music sono suonati da band molto numerose, con gli archi, insomma, quindi muta, diventa qualcosa di nuovo, però va a influire sulla musica in generale, sulla musica mondiale. Infatti abbiamo visto anche gli Stones, che da buoni inglesi si cimentano in qualcosa di molto simile. Ecco, ora, un altro degli aspetti che verso la fine, e arriviamo al 79, verso la fine della decade, entra un po' a far parte della musica in generale, ma anche della musica da ballo, è una sorta di sound, diciamo, giamaicano. Perché? E questo comincia in Inghilterra per andare poi a influire la musica di tutto il mondo. Diciamo, a fine anni 70, nei sobborghi londinesi del Regno Unito, dove immigrati giamaicani, Giamaica ex colonia, quindi insomma tanta gente dalla Giamaica viene a vivere nel Regno Unito, quindi immigrati giamaicani e la working class, cioè i figli degli operai, spesso tra l'altro tra anni 70 e 80 in grande rivolta al mondo operaio in Inghilterra, insomma trovano nella musica giamaicana un punto comune, cioè si identificano e la musica giamaicana diventa musica popolare praticamente in Inghilterra. Da lì poi farà un lungo percorso invadendo il mondo e così ci sono band che cominciano a fine degli anni 70 come i Selectors, The Specials, che cominciano a far sentire quello che hanno costruito prendendo appunto spunto dalla musica giamaicana, cominciano a farlo sentire in giro per il mondo e arriva insieme a loro un ciclone, veramente una band travolgente, che sono i Madness. Vediamoli subito. Yeah! Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Di suonati simpaticissimi che però con il loro sound già a fine anni 70 sono riusciti a firmare brani immortali come questa One Step Beyond. Quindi abbiamo voluto, lo facciamo sempre perché amiamo la musica giamaicana, abbiamo voluto farvi vedere come già da fine anni 70 la Giamaica, influenzando prima l'Inghilterra per poi arrivare
in tutto il mondo, sia entrata nella cultura popolare mondiale. L'anno dopo, tra l'altro, il 1980, uscirà Uprising di Bob Marley and the Wailers e Could You Be Loved diventerà uno dei più grandi successi per la pista da ballo della Giamaica, che lo è ancora oggi, ancora si continua a suonarlo nei club, perché è una di quelle canzoni che rimarrà per il ballo immortale. Quindi grandissimo anche Bob Marley. Nel 79, rimanendo però a fine decade, la decade di cui ci stiamo occupando, esce il principe dei concept album, esce The Wall. Da quella band, prodotto, suonato, ispirato, cioè creato da quella band che praticamente ad ogni disco ha sempre fatto innovazione. Stiamo parlando di Pink Floyd, quindi siamo sempre in Inghilterra. Ecco, in quel disco c'è una canzone che si chiama Another Brick in the Wall, che ha dentro un piccolo rimando funk sulle chitarre. Insomma, quindi sembra strano che anche quel brano lì sia diventato una hit per ballare in discoteca, ma questo è quello che è successo. Cioè, quel brano, io che non sono proprio così di primo pelo, me lo ricordo molto bene, perché in quegli anni quella canzone veniva suonata all'interno, insieme alla disco music, insieme al funk. Quel brano aveva trovato uno spazio incredibile anche nelle discoteche. E poi cosa succede? Con l'uscita del film The Wall, interpretato da Bob Geldof, insomma, da lì in poi quel disco, trainato proprio da questo brano, diventerà, insomma, una delle opere più famose della storia della musica moderna, e lo è veramente. Quindi, come meglio chiudere se non con questa canzone che ha una storia meravigliosa, e il suo epilogo non c'è mai stato, perché quando senti questo brano pensi a un certo tipo di periodo, pensi al film, pensi a David Gilmour, pensi a Roger Waters, pensi a un capitolo fondamentale della musica mondiale. Ce lo andiamo ad ascoltare, io devo concludere con questa canzone. Oggi ero solo, Elvi qui in conduzione, grazie a Mingo in regia che ha curato anche tutta la costruzione video della puntata, grazie a FR Live e Mister Romano che producono le nostre trasmissioni. Questa era la 122, ricordo bene, sì, la 122, quindi ogni mercoledì dalle 19 circa alle 19.30, Rete 8, non mancate, Social Groove TV, e il Vito, tornerà anche DJ Mista, e quello che però è il punto cardine, centrale, fondamentale, è il groove, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ciao! We don't need no education.